Buongiorno, sono Anna Crespi. La classifica dei libri più venduti questa settimana, la prendo dal sito del giornale Il Sole 24 Ore, la pagina culturale, e in particolare esploreremo la classifica della saggistica. Allora, cominciamo come al solito dal numero 10, dove troviamo Controvento. L'Italia che non si arrende di Matteo Salvini. Al nono posto, Verranno di notte, lo spettro delle barbarie in Europa di Paolo Rumiz. Al numero 8, In nome della libertà, la forza delle idee di Silvio Berlusconi di Paolo Del Debbio. Al settimo posto, Le parole per dirlo, la guerra fuori e dentro di noi di Franco Di Maro. Al sesto posto, Noi due ci apparteniamo. Sesso, amore, violenza, tradimento nella vita dei boss di Roberto Saviano. Ed è proprio di questo libro che vi voglio parlare. Allora, in questo nuovo volume, Roberto Saviano ci conduce in un viaggio attraverso il cuore oscuro del crimine organizzato. Allora, dopo averci descritto come funzionano le organizzazioni criminali, a cominciare dal suo primo libro di successo, Comorra, nel quale ci raccontava il potere economico di queste società, con quest'opera invece si focalizza su uno degli aspetti meno esplorati, ma comunque affascinanti del potere criminale, cioè l'intreccio tra sesso, intimità, amore, tradimenti che permea la vita dei grandi capi. Saviano scrive di fatti reali e di persone vere, ci racconta alcuni dei casi appunto più avvincenti, nei quali queste forti passioni hanno creato oppure distrutto degli imperi proprio economici criminali. Ad esempio c'è la storia di Marco Di Lauro. Marco Di Lauro era un ricercato anche a livello internazionale, faceva parte della lista dei latitanti di massima pericolosità. In Italia era considerato al secondo posto come pericolosità dopo Matteo Messina Denaro. E infatti è stato nascosto per più di 15 anni, ma a un certo punto ha scoperto una relazione segreta tra il suo capo e sua moglie. Allora ha ucciso la moglie e poi si è costituito fornendo alla polizia tutte le informazioni necessarie per appunto far arrestare il suo capo. Il titolo del libro, Noi due ci apparteniamo, è estratto da una lettera scritta da Laura Bonafede a Matteo Messina Denaro, il famoso boss siciliano che adoperava delle strategie estremamente intricate per nascondere la sua vera identità alle numerose donne con cui aveva una relazione. L'autore descrive inoltre anche le complesse dinamiche dell'omosessualità, che ad esempio è tollerata nella camorra napoletana, invece addirittura punita con la morte nelle altre organizzazioni come la mafia siciliana. E poi abbiamo anche la descrizione delle pericolose vite sentimentali di famosi narcotrafficanti. E Roberto Saviano ha sempre una narrazione avvincente e ci svela appunto questi dettagli più inconfessabili delle vite di alcuni criminali, rivelando come questi intricati legami abbiano spesso contribuito alla cattura di questi boss. Continuiamo sulla nostra classifica e vediamo chi troviamo al quinto posto. Al quinto posto troviamo Ricordatemi come vi pare, in memoria di me, di Michela Murgia. Al numero 4, Gaza, odio amore per Israele di Gad Lerner. Al numero 3, il nuovo impero arabo, come cambia il Medio Oriente e quale ruolo avrà nel nostro futuro di Federico Rampini. Al numero 2, La vita si impara di Corrado Augias. E al primo posto, Il vaso di Pandoro, ascesa e caduta dei Ferragnez di Selvaggia Lucarelli. Con questo vi saluto e buona lettura. Salve!